Simone Inzaghi. Abbastanza arrabbiato, perdere così fa male? Sì, sì, una sconfitta così fa male e dobbiamo stare tranquilli, vedere che errore, dove abbiamo sbagliato con il mister, con tutta la squadra, per vedere di non ripetere più gli errori e cercare di andare avanti, perché se ora pensiamo che abbiamo perso una partita al 90esimo fa male perché loro hanno l'unica palla gol che hanno creato, hanno fatto gol, noi abbiamo avuto tante occasioni ma non le abbiamo sfruttate, c'è sto rammarico e ora dobbiamo stare sereni e preparare la partita nel miglior modo possibile, che tra 3 giorni si gioca e quella è la cosa positiva. È banale dire che è mancato soltanto il gol o è mancato anche qualcos'altro? No, io penso che al di là dei gol il primo tempo non abbiamo fatto bene, però loro sono stati bravi a chiuderci tutti gli spazi e non l'abbiamo sfruttati abbastanza. Io ho sbagliato un gol e la palla non voleva entrare e dispiace. Però ti ripeto, se ora ci mettiamo a pezzare tutti gli errori commessi stasera non andiamo avanti e domenica non faremo una grande partita. Alessandro. Sì, ricomincio da Giancarlo Marocchi. Prima Ancelotti ha detto: io non sono preoccupato per questi 6 punti dalla vetta della classifica, però una sconfitta del genere in casa certamente qualche strascico lo può lasciare. Poi Ancelotti, cioè, proprio ha rigettato quello che io gli avevo detto, ovvero sulla vostra intensità. Però sai, io a Sky Calcio Show la prima partita dopo la Fiorentina o addirittura prima della Fiorentina dico: questo Napoli è nettamente più avanti, ha fatto un'ottima campagna acquisti, ha tenuto i migliori. Dopo la partita con Lecce gli dico: è proprio forte la squadra, cambi o non cambi, mi sembravate tutti sul pezzo. Oggi veramente, soprattutto, ecco, ti faccio un esempio proprio preciso che secondo me te l'ha ricordato anche Manolas nel tunnel quando stavate rientrando. Tu hai un'occasione clamorosa, ma non ci vai con quella determinazione. Secondo me oggi è proprio mancata la determinazione. Sembrava per voi quasi un amichevole. Ho visto un atteggiamento per buona parte della gara come se... Insiste a dire amichevole. Noi pure quando facciamo le amichevole a Dimaro ci mettiamo intensità. Io penso che sei stato pure tu calciatore e non penso... Se un calciatore sente queste interviste o tue opinioni dopo una partita fanno male, penso che sia stato pure tu giocatore e noi l'intensità che tu parli ce la mettiamo anche a Dimaro. Però perché se dobbiamo essere attaccati così per una partita, io tutta questa poca intensità non l'ho vista. Se voi ci volete giudicare così va bene, però no, noi... no, non voi, io è un mio giudizio. No, a parte il giudizio di Giancarlo, ma quello mio, non di tutti. Poi, se il tunnel lo facevo bene, Insigne è un fenomeno. Insigne sbaglia in tunnel, Insigne non sta in forma. Io penso che al di là di quello dobbiamo giudicare tutta la squadra, non solo un singolo calciatore. Perché se Insigne fa bene, se fa gol, un assist, Insigne è fenomeno. Insigne sbaglia un tunnel, ma poi il tunnel stava sotto l'area loro. Se non rischio l'area di giocata, dimmi tu dove le devo rischiare, nell'area mia. Quello che volevo dire, adesso non è che voglio, devo spiegare ulteriormente quello che dice Giancarlo, però posso dire, Lorenzo, è semplicemente quello che voleva sottolineare, il fatto che secondo Giancarlo Marocchi il Napoli sì, ha giocato con la stessa intensità, non è che è sceso in campo pensando di fare una amichevole. Ognuno esprime il proprio pensiero. Ho detto, secondo me, nei confronti di un giocatore che pure lui è stato un giocatore, sentirsi dire che Napoli ha giocato con la stessa intensità di un amichevole a Dimaro è un'offesa per noi calciatori, perché noi abbiamo dato il 200%, non si è visto, però noi abbiamo dato il 200% in campo, secondo me. Poi può essere che mi sbaglio vedendo lì ripartita insieme al mister. Però posso dire una cosa, io non penso che Giancarlo tu ti riferissi all'impegno del Napoli. No, sta passando questo messaggio, capito? Perché purtroppo io sto dicendo. Purtroppo Lorenzo, io di partite sbagliate, ne ho fatte delle decine. No, ma tutti sbagliamo, ma siamo umani. Non sto dicendo in che... cui proprio non riuscivo a mettere quella determinazione in cui mettevo in altre gare. E quando purtroppo non ero solo io sto dicendo, scusami se ti interrompo, sto dicendo un'altra cosa, che tu hai detto che noi abbiamo messo l'intensità di stasera come l'intensità di un amichevole a Dimaro. È un calciatore che in campo pensa di aver dato tutto, e essendo una cosa del genere, per me è offensivo, però, secondo me. Per completezza lo ha detto in riferimento a quello che lui aveva visto nel Napoli delle altre partite. Dice, rispetto a quelle altre partite, a me il Napoli stasera, sotto il profilo del ritmo. Va bene, allora ho sbagliato io, chiedo scusa, ho capito male. Adesso c'è bisogno di confrontare. No, vabbè, ho capito io male.
molto, molto tranquillamente. Sì, poi, sì, grazie, grazie. Poi l'espressione amichevole, magari Giancarlo. Cercato, ma va, cioè, bene, per, sì, per far capire pure, cioè, vabbè, si sta parlando di intensità, non, sì, cioè, di non voglia di giocare. Sì, sì, ho capito, cioè, quello, non lo metto neanche male, in dubbio, cioè, su questo non ne parliamo neanche, sulla vostra voglia di vincere oltre che le partite del campionato o la coppa, cioè, ci mancherebbe, cioè, io ho cercato di usare un esempio per semplificare, per dire che secondo me era mancato questo stasera, semplicemente perché le occasioni le avete avute, cioè io cerco di non farmi condizionare dal risultato, cioè perché cerco proprio di andare dentro un po' le pieghe della partita, e allora avevo individuato l'intensità come una mancanza. Okay. Va bene, io invece posso dire, ti ringrazio Ezio di essere venuto in questo confronto, no, molto civile, grazie a voi, e grazie tranquillo e sereno, grazie ancora. Sì, grazie a voi, arrivederci, ciao, ciao. Grazie, ciao. Grazie, grazie, grazie. Cioè, l'espressione amichevole certamente magari può anche essere, sì, mal digerita, dispiace se è diventata offensiva. Mm. Cioè, io potevo usare solo l'espressione intensità, però volevo cercare di far capire, cioè, a chi magari non ha giocato, vabbè, la uso su me stesso. Quando iniziavo la preparazione, andavo ai due all'ora, cercavo di iniziare a entrare in forma. E quindi non mettevo quella determinazione, se c'era un contrasto da fare, un tiro in porta da fare. Ma quello che ti dice Insigne è che questa determinazione stasera c'è stata, e quel tipo di atteggiamento che tu avevi. No, volevano metterci quell'atteggiamento, secondo me, ma proprio si è visto, cioè io l'ho visto anche nella sua occasione, lui va con un tocchetto, anche quando gliela fa passare vicino alle orecchie a tutti gli avversari, o sotto le gambe, o tira all'incrocio, le altre volte ci va forte, deciso. Io ho avuto questa impressione, poi finita lì. Pubblicità, ci troviamo tra un po'.